posto, grazie. La cerimonia sta per cominciare, grazie. Strategico della nostra città oggi più che mai è quello di rompere l'isolamento e quindi dotare la città di collegamenti ferroviari, autostradali per persone e merci è fondamentale, prioritario, non possiamo prescinderne. Sono contenta che portiamo a casa un'ipotesi di tracciato che quasi completamente in galleria. Sono quindi fiduciosa che quest'opera, il cui impatto è stato molto ridotto e che è fondamentale per lo sviluppo e per l'economia della nostra città, riuscirà anche a non essere di particolare peso per quei gruppi di case e di cittadini che per un'opera così grande necessariamente vengono coinvolti. Io sono contenta che siamo arrivati a questo punto, ora bisogna fare più in fretta possibile. È un nostro diritto! Le mani a posto. È stato dimostrato dal dibattito pubblico che è traffico urbano. Il traffico urbano non puoi risolverlo con un passante. Da qui il tema importante del tunnel della Fontana Buona o comunque del collegamento tra la Gronda di Ponente e quella che potrà essere a tappe l'infrastruttura che riguarderà anche il Levante, che qualcuno chiama Gronda di Levante. Io consiglierei di non chiamarla così perché non porta benissimo chiamare Gronda, perché ci abbiamo messo un sacco di anni. Vogliamo lanciare l'ennesimo messaggio e impedire la firma di questo protocollo, che l'unico obiettivo che ha è quello di far arrivare i soldi a qualcuno, agli amici degli amici. Usano i territori, la gente, usano le emozioni della gente per costruire un'opera, la Gronda, come sarà per il Terzo Valico, che non servono a nulla, hanno l'unico obiettivo di prendere molti soldi, di spartirseli. Non possiamo permettere questo, non possiamo mettere in gioco le vite delle mie figlie, le vite degli anziani, dei cittadini, delle donne. Tutto il percorso che si è fatto per ciò che riguarda la Gronda è un percorso perfettamente condiviso e grazie a Maria Lucenzi per il lavoro molto difficile che ha fatto. L'impegno di oggi è questo, relativo a questa infrastruttura, su questo c'è l'accordo sostanzialmente anche per l'altra, dobbiamo soltanto adeguare alcuni atti che stiamo facendo e io sarò lieto di tornare qui in tempi brevi per poter firmare anche l'altro atto. Anche il tunnel della Fontana Buona deve essere velocemente progettato e finanziato. È già un po' che se ne parla, vedo qui anche presenti persone che sono in grado eventualmente anche di corrispondere ai finanziamenti. Mi auguro che si passi effettivamente da uno stato di intenzioni ad uno stato di realizzazione. Il tunnel potrebbe essere il primo passo.
Allora, vogliamo chiedere perché ci vogliono spostare di qua. Stiamo pacificamente dimostrando. L'inaugurazione era nata per l'apertura del nodo ferroviario. Poi ci hanno messo Terzo Valico e Gronda. Noi queste due ultime non le vogliamo. Siamo qua perché pare che ci sia una firma importante in corso. E veniamo ad affermare quello che diciamo da tempo, l'inutilità di due grandi opere che comunque devasterebbero l'ambiente. Ci sono delle opere molto più utili di quelle opere faraoniche inutili che ci vengono proposte da questo governo, ma anche da quelli precedenti. Le risorse che si spendono per quest'opera dannosa per l'ambiente, per tutto il ponente, devono essere trasferite sulle opere, sulle infrastrutture ferroviarie. I movimenti contro l'alta velocità sono anche i movimenti che tutte le mattine prendono i treni pendolari, i treni regionali, e non vanno, e sono pieni, e sono rotti, e questo è il problema. Quindi prima mettiamo a posto le ferrovie e poi facciamo l'alta velocità. Noi vogliamo che questa struttura non venga assolutamente realizzata, perché significa nel nostro territorio che si porterà per anni dei camion di amianto, quello che nessuno dice. Le nostre colline sono piene di amianto e lo respiriamo noi. La delibera di giunta e l'ordine del giorno del Consiglio regionale mi impediscono di apporre la firma su questo documento per il vincolo che ho ricevuto. Siccome però da qui a pochi giorni sento che si definirà questa intesa, non appena firmata questa intesa aggiungerò la mia firma, dal momento che a quel punto il dibattito del Consiglio regionale della giunta sarà pienamente rispettato. Oggi non siamo in condizione di mettere la firma anche sull'alta infrastruttura, non lo possiamo fare perché, lo ripeto, non è finito l'iter del fascicolo. Quando lo sarà finito sarò felicissimo di poterlo firmare insieme a tutti coloro che ovviamente aspettano l'altra infrastruttura con altrettanto, tutti meno alcuni, perché ho visto che stamani qualcuno era contrario anche a questa, ma questo immagino è un fatto fisiologico nel nostro paese, che un no ci deve essere sempre, ma questo mi pare. La cosa che credo dobbiamo fare tutti quanti insieme, comitati contro il Terzo Valico e comitati No Gronda, è di difendere questo territorio, la Liguria e il Basso Piemonte, da queste grandi opere inutili, e come stiamo vedendo oggi, anche solo per poterli inaugurare devono schierare i carabinieri in assetto antisommossa. Questa è la loro democrazia, cercare di spingere, spintonare uomini, donne, anziani che in modo pacifico cercano di difendere il loro territorio. Questo documento che andiamo a firmare oggi è stato un documento che è preparato, che è partito nella legislatura 2001-2006, è proseguito nella legislatura 2006-2008 di colore politico diverso. I rapporti istituzionali che ci sono stati con la regione, con la provincia e con la regione, e con il sindaco ci ha consentito di andare a firmare. Se proseguiamo i rapporti corretti istituzionali che ci sono stati in questi 20 mesi di governo, io sono convinto che tutte le opere che interessano la Liguria, che interessano Genova, saranno completate grazie ai rapporti istituzionali. Poi, anche se non lo volessi fare, tutte le mattine riceverei una telefonata dal mio amico Claudio Scaiola a sollecitarmi, e quindi sarei costretto a fare lo stesso. Ma non mi pesa, perché lo faccio molto volentieri. Quando siamo di fronte a questi tipi di questioni, siamo sempre di fronte a un'informazione embedded, c'è pochissimo spazio per fare vera informazione. Oggi i giornalisti ci sono, vediamo che cosa scriveranno di quello che diciamo noi. Ma tanto poi nessuno li mette in onda, non fanno niente, è vergognoso. Fate finta di riprendere, poi non...